Questa settimana l'arte del Vangelo racconta la resurrezione di Lazzaro. Cominciamo con l'opera di Caravaggio, intitolata appunto Resurrezione di Lazzaro, realizzata nel 1609 e ora al Museo Regionale di Messina. Caravaggio ottiene la commissione di quest'opera da un mercante genovese residente a Messina. Per questo l'opera si trovava nella chiesa dei Padri Crociferi della città siciliana, il cui cognome richiama l'episodio prescelto, Giovanni Battista de Lazzari, come testimoniano i documenti degli annali dei chierici regolari dei ministri degli infermi. Il pittore concentra la scena nella parte inferiore del dipinto. Il vuoto della parte superiore rende ancora più convulso e drammatico l'affollarsi dei personaggi e la straordinarietà dell'evento. Gesù si rivela nella sua potenza messianica. Il braccio destro alzato indica Lazzaro con la stessa decisione con cui indica Matteo nel quadro Vocazione di San Matteo. Il braccio sinistro, invece, è rivolto verso il basso, a indicare delle ossa in primo piano. Alcuni studiosi collegano il gesto ai miracoli avvenuti a Messina in quegli anni a seguito del rinvenimento delle presunte ossa dei santi compagni di San Placido nel corso dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Giovanni Battista dei Cavalieri di Malta. Caravaggio vide quei teschi, ne rimase impressionato e li ha citati nel suo quadro. Il dipinto è immerso nelle luci crude tipiche del pittore, che però non vanno intese come semplice espediente pittorico. Caravaggio intende mostrare in maniera niente affatto simbolica, ma scandalosamente realistica e letterale, il miracolo di un corpo chiamato nuova vita quando è già in stato di decomposizione. Come fa del resto il Vangelo, che non si tira indietro davanti allo squallore della morte e fa dire a Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Si narra che Caravaggio volle come modello un vero cadavere, disseppellito dopo alcuni giorni, obbligando gli altri modelli, quelli vivi, a reggerlo e minacciandoli, poiché ne erano schifati, con un pugnale. Il corpo di Lazzaro è colto in una sorta di intreccio tra incredibilmente soprannaturale e profondamente quotidiano. Da un lato rimanda alla croce, con il suo mistero di un Dio che muore per poi risorgere, e dall'altro alla scena umile e del tutto naturale di un corpo che si stiracchia dopo il sonno, come dice Efesini, capitolo 5, versetto 14, «Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti, e Cristo ti illuminerà». Le sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, esprimono un amore tenero verso il fratello morto. Marta, in particolare, sfiora con il viso il volto di Lazzaro, quasi in simmetria speculare. In secondo piano, di fronte a Gesù, un autoritratto dello stesso Caravaggio.
I becchini sono colpiti e spaventati da quanto accade. Come ha scritto lo storico dell'arte Maurizio Calvesi, il fermento della luce sembra avere ormai qualcosa di farneticante, una luce che sfrizza e svapora come in brevi falò e si dibatte tra l'ombra che, proveniente dall'incombente fondale, attira a sé le figure. È come una crepitante scossa elettrica la luce, nel corpo ancora rigido di Lazzaro, che sente in sé rifluire la vita e, in un drammatico sussulto, spalanca le braccia, sospendendo di traverso nell'aria abbrunata il salvifico segno della croce. Di Giotto vediamo la resurrezione di Lazzaro 1303-1305 circa, un episodio del ciclo dipinto ad affresco nella Cappella degli Scrovegni a Padova. La resurrezione di Lazzaro si trova nel secondo registro dei tre complessivi della parete sinistra della cappella, subito dopo le nozze di Cana. Gesù è con gli apostoli, leggermente più in alto di loro. Solleva una mano che si profila sull'azzurro del cielo. Giotto coglie l'istante del trapasso tra la supplica di Marta, vestita di chiaro, e di Maria, vestita di rosso, inginocchiate a chiedere il miracolo per il fratello, e lo stupore degli astanti che hanno appena udito le parole di Gesù: «Lazzaro, vieni fuori!». Le due donne non hanno ancora visto la scena dietro di loro. L'agitazione che si diffonde istantanea nel gruppo di persone che vedono Lazzaro liberato dalle bende da parte di Pietro. Anche qui estremo realismo. C'è perfino un apostolo che si tura bocca e naso con il mantello per non sentire l'odore di putrefazione, e lo stesso fa il giudeo con la barba. Il paesaggio è scarno, rocce, pochi alberi, però verdi. Tutta l'attenzione è come concentrata su quell'odore terribile, che però non ha l'ultima parola. Due garzoni in basso a destra sollevano la lastra della tomba, riprodotta in tutte le sue venature. Lazzaro è rappresentato con crudo realismo, lo stesso che Dante usa per descrivere le pene dei dannati, compreso il padre del committente di Giotto, Reginaldo Scrovegni, tormentato nel settimo cerchio che ospita gli usurai da una pioggia di fuoco. Lazzaro sta tornando alla vita, ma è ancora cadaverico, rigido, le labbra nere e gli occhi socchiusi. Gesù è consapevole di compiere un miracolo molto diverso dai tanti che pure ha donato a tante persone. Qui il miracolo è in diretta, davanti a un pubblico numeroso. È impossibile chiedere al miracolato di non divulgare l'accaduto. Gesù si rivela adesso davvero apertamente come Messia, e questo segnerà a breve la sua condanna. Siamo alla fase conclusiva della Quaresima e presto giungerà il Golgota. La resurrezione di Lazzaro è una anticipazione della morte di Gesù e la sua antitesi. Dio ridà la vita a un mortale e gli uomini daranno la morte a un Dio. Un Dio che piange, una delle due volte che i Vangeli narrano il pianto di Gesù per la morte di un amico. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, versetti 1-45.